Amici di VIP sulla TV, estate rovente qui a Milano Marittima tra un evento sportivo e eventi notturni. Noi seguiremo tanti appuntamenti, seguiteci perché adesso andiamo proprio in spiaggia al Paparazzi. Estate rovente, fa un caldo veramente bestiale. Ragazzi, a quanti gradi siamo? A quanti gradi siamo? Chiede all'amica, a quanti gradi siamo? 40. 40 gradi! Infatti sulla spiaggia ci dicono che ci sono dei personaggi che sono già un po' così, svestiti. E in quest'estate rovente, anche se siamo qui per lavoro con Paolo Belli perché sta espletando un po' le sue attività, noi vogliamo sempre ricordare una cosa molto importante, perché sei un emiliano e quindi non possiamo sorvolare su questo argomento. Sì, ti ringrazio. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che non è solo l'Emilia, ma anche ha preso la bassa mantovana, ha preso una parte di Rovigo, di Vicenza, il Polesine. Quindi mi fa piacere che tu parli di questo e voglio continuare a invitare gli italiani tutti a starci vicino, perché la ricostruzione della nostra terra servirà anche poi al bene dell'Italia, perché sai che da noi c'è un PIL molto importante, tutte queste fabbriche, tutte queste case, tutta questa gente che non potrà andare a lavorare se non avrà di nuovo la possibilità di produrre, poi chiaramente l'effetto domino colpirebbe tutta l'Italia. Non bisogna mai fermarsi, bisogna lavorare, divertirsi, ma soprattutto avere il pensiero alle cose importanti. In questo caso il terremoto è un ricordo indelebile. Grazie, grazie mille. E in quest'estate rovente, alla scoperta dei personaggi che sono al sole in questa giornata così di sport, ma anche vedo che di piacere, un po' ci si riesce a svagare. Assolutamente, ragazzi, Milano Marittima è il posto di vacanze, il posto del divertimento, il posto del relax, è un posto molto, molto avvolgente, perché chiaramente lo spirito dei romagnoli ti coinvolge. E quindi si sta una meraviglia. Io però non sto al sole, Paghi, ma sto all'ombra perché fa un gran caldo. Devo dire, Roberta, che tu sei un personaggio che sei rimasta proprio indelebile. Tutti ti vogliono bene, sei così, ti vedo in gran forma anche su questa spiaggia di Milano Marittima. Parlaci un pochino anche di te, di quello che sta avvenendo nella tua vita professionale. Ma io adesso, siccome sono fondamentalmente mamma, cerco sempre di gestire la mia vita professionale in relazione anche a mio figlio, e ci sto riuscendo, perché adesso ho delle rubriche su un settimanale di gossip Free Press che si chiama Io Spio, e anche online sul sito www.iospio.it, e poi continuo sempre con le mie ospitate televisive in Rai, Mediaset, però anche su Sky Cielo con Paola Saluzzi, Buongiorno Cielo, e poi queste estate sarò sempre più spesso su Vero TV. Perfetto, allora noi ti diamo appuntamento a questo inverno che si avvicina, però prima ci godiamo l'estate rovente dalla spiaggia di Milano Marittima. Ciao Roberta Beta. Ciao Pacchi, ciao a tutti voi e buone vacanze. In quest'estate rovente qui sulla spiaggia di Milano Marittima, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, dopo un grande, diciamo, inverno televisivo sull'Isola dei Famosi. Qual è la differenza tra l'isola e la spiaggia di Milano Marittima? Chi risponde? Io posso dire che la differenza è soprattutto nel cibo, perché lì non c'era e qui c'è. Ecco, poi qui ci sono tanti amici, lì anche, ma non tutti amici, quindi... Eravamo in pochi, eravamo 10, qui ce ne sono migliaia, e allora la differenza c'è. Diciamo che l'acqua là era un pochino diversa, perché sei nell'oceano, però devo dire che l'Adriatico è sempre bello. Però tra un lavoro e l'altro si riesce anche a conciliare il relax, o sbaglio? Eh beh, certo, noi ogni tanto bisogna staccare la spina per caricarci, al contrario dei telefonini. Il telefonino tu metti la spina e lo carichi, mentre noi dobbiamo staccare ogni tanto. Poi. Curiosità, che estate sarà? Vedo che siete molto impegnati anche su tanti fronti. Come sempre, l'importante è... noi siamo sempre in movimento e quindi ci fa piacere.
il consenso del pubblico, perché poi è sempre il pubblico che decide la carriera di un artista, perché quando, finché c'è il pubblico, io sono 40 anni, lei meno perché è più giovane, però dai bambini ai grandi a noi ci seguono sempre, ci vogliono bene, significa che non li deludiamo. Quindi un saluto e buona estate. Buone vacanze a tutti, divertitevi, non esagerate sulle cose, sul mangiare, mi raccomando la sera non fate troppo tardi, ai ragazzi non devono bere se poi devono guidare, e quindi che così si vive meglio. Amici di VIP Show TV, adesso ci troviamo in un momento veramente squisito, perché la Romagna offre delle specialità eccezionali e io mi trovo con lo chef per sapere qual è il piatto preferito, quali sono i piatti preferiti di questi VIP. Beh, diciamo che la base è una base vegetale, vegetariana, molta frutta, molta verdura, l'abbiamo abbinato al pesce dell'Adriatico e abbiamo importato delle mozzarelle di bufala freschissime questa mattina con le verdure della campagna romagnola. Credo che il massimo sia stato questo abbinamento tra i vegetali e il pesce. Ma quale sarà il piatto più dietetico per questi ragazzi e queste ragazze che si devono mantenere in forma? Ce lo faccia vedere, qual è quello più dietetico? Questo, sicuramente questo qua. Le fave? No, soia. Soia? Fave di soia edamame. Fave di soia? Un seme giapponese con senza grassi, con pochissime calorie, con tantissime proprietà nutritive, quindi è sostitutivo dalla carne, abbinato dalla carne bianca come il pollo. Più leggero di questo penso non ci sia nulla. Eh sì, e questo è il piatto dell'estate per i VIP. Gianni Rivera, un grande sportivo, vedo che sono pronte le specialità romagnole, quindi bisogna stare sempre in forma ed estate, diciamo, è il periodo giusto. Ma tutto il periodo dell'anno è giusto per stare in forma, non bisogna dividere i mesi buoni in mesi cattivi, bisogna stare attenti ogni volta che si va a tavola, non si deve mai esagerare. Ma l'alimentazione di un calciatore, visto che lei ha dato tanto al mondo dello sport, quale deve essere l'alimentazione giusta? Quella sana, quella di mangiare cibi digeribili che diano sostanza, forza e basta, non è che ci sia qualche segreto speciale. Parliamo solo di questi europei che ci hanno dato soddisfazioni e dolori nel finale. Gianni Rivera come li ha visti? Ma bene, direi che abbiamo fatto il massimo dei risultati possibili, non sembrava una cosa probabile o possibile arrivare alla finale, ci siamo arrivati, purtroppo la finale è finita male, però insomma mi sembra che nel complesso bisogna ritenerci soddisfatti. Prima di lasciarci, chi vincerà il campionato 2012-2013 per Gianni Rivera? Prima aspettiamo che cominci, poi possiamo cominciare a dare qualche notizia. Ci troviamo con Franco Causio o Causio, come dicevano. È uguale come voi, non cambia niente. Quest'estate allora un'estate, parliamo di calcio sotto l'ombrellone, parliamo di sport. Dopo 30 anni, Piero, ancora Causio Causio, dai. Parliamo di questa estate, chi vincerà lo scudetto 2012-2013? Che io e Piero Chiambretti. Piero Chiambretti, l'abbiamo visto. Lui col Toro arriva primo e noi arriviamo secondo e andiamo in Champions, Juventus su Torino. Parliamo invece di queste gare di tennis che state affrontando. No, parliamo seriamente. No, direi che è un campionato molto equilibrato, quindi sicuramente la perdita dei due giocatori importanti come quelli del Milan, Thiago Silva e Ibra, credo che... E la Juve porta a casa un altro risultato. Sì, che la nostra qualità nel nostro campionato va a calare. E poi tutti parlano di Thiago Silva e di Ibrahimovic, ma io tengo a precisare due nomi di giocatori italiani: Verratti, che va al Paris Saint Germain, e un certo anche Borini, che va al Liverpool. Io credo che queste due partenze sono più importanti dei due giocatori del Milan, perché sono due giovani italiani
già convocati da Prandelli in nazionale e noi ce li siamo facendo scappare. E la cosa più importante secondo me è questa. Parliamo anche di alimentazione, tra poco cosa stuzzicherai qui? Vedo che ci sono delle pietanze dietetiche per stare in forma, tu segui la linea. No, io non ho problemi, quindi naturalmente mangio sempre quello che ho mangiato, insomma cucina mediterranea come c'è, a me fa benissimo, anzi non ho mai avuto problemi. A due passi da specialità culinarie, dopo aver intervistato i protagonisti che hanno creato queste pietanze, Edoardo Rasbelli cosa ci vuole raccontare, questi prodotti romagnoli? Ma una volta mi sarei buttato sui buffet, adesso con il mio bendaggio gastrico che mi ha fatto perdere 20 kg e che continua a costringere a mangiare poco, guardo con molta attenzione, degusto in teoria e poi mangerò qualcosa di molto molto leggero e molto, molto friabile. Purtroppo però quando si arriva a 126 kg si decide di rimettersi a fare un po' di sport come quando si era ragazzini e mangiare un po' di meno, ahimè. E quindi quest'estate, che è un'estate rovente, cosa si consiglia? Di seguire un pochino anche Edoardo Rasbelli, che quindi bisogna stare in forma? Sì, l'importante è non seguire la forma della rotondità che mi aveva identificato fino a un paio d'anni fa. Da 126 kg sono sceso a 95-98 a seconda dei giorni, si mangia di meno, si mangia poco, si mastica prima di digestione. Insomma, se uno pensa che Rasbelli sia goloso, sì, rimango goloso, ma sono oppresso dal bendaggio e dalla necessità indispensabile di dimagrire. Amici, tutto si può, anche noi possiamo, e tra poco ci catapulteremo in questo meraviglioso buffet. Grazie! Buon appetito a voi che potete mangiare. Ed ora curiosiamo, perché siamo sul set di Badedas. Vediamo cosa succederà tra poco, perché una ragazza si cimenterà nella realizzazione di uno spot simulato. E se avrò la fortuna di vincere un viaggio, andremo tutti insieme, noi di VIP Show TV. Andiamo, seguiamola! La protagonista si chiama Elena. Elena, sei pronta per fare lo spot? Esatto, sono pronta sempre, a bombazzo. Noi siamo in diretta e vi faccio sempre divertire come sempre, no? Dietro le quinte sul set fotografico.